fa a far ripartire l'economia? Non semplicemente stando ad aspettare. Io ho paura che in Italia sia un po' troppo diffusa l'idea che le cose succedono e basta far fare al mercato, non si sa bene a chi, e tutto va per il meglio. Può darsi, però il rischio è molto alto che non succeda, e quindi ci vuole un po' di politica industriale adatta ai tempi nostri, quindi non le partecipazioni statali, non cose che sono incompatibili con il passare del tempo innanzitutto, ma politiche come quelle che fanno la Germania, l'Inghilterra, la Francia. Molto stimolo all'innovazione, sostegno alla crescita delle imprese, puntare su aree di specializzazione con dei distretti tecnologici forti, incentivi molto finalizzati non soltanto ad abbattere il costo del lavoro, che è importante ma non decisiva, ma soprattutto a migliorare la qualità dei prodotti. Diciamo, ci buttiamo un po' troppo giù, siamo convinti che in Italia non siamo capaci di fare niente. Fare le politiche in Italia non è facile, ma si può provare. Professore, secondo lei quali sono le parole chiave per il futuro e perché? La parola chiave è innovazione, perché il mondo cambia la domanda, cioè quello che i consumatori più o meno ricchi del mondo desiderano. Si mescolano i prodotti con i servizi, cioè un telefono non serve più a trasmettere voce, ma è diventato uno smartphone che fa tante cose, le automobili sono diventate diverse dal passato, e quindi c'è bisogno di molto sapere nelle imprese affinché si migliori e si innovi continuamente quello che si fa. È rischioso, è difficile, richiede soldi e soprattutto richiede il più possibile assicurarsi dal rischio, e quindi l'intervento pubblico serve a ridurre il rischio di innovazione delle imprese e a promuovere sempre di più. Un'impresa che non innova può vivere benissimo, ma un paese fatto tutto di imprese che non innovano non vive benissimo.